Si riaprono le porte di Casa Minutella anche oggi. Buongiorno e benvenuti. Abbiamo già archiviato la puntata di martedì, sembra ieri, e già sono volati via quasi 48 ore. Lo sapete, il martedì e il giovedì siamo partiti in quel del mese di ottobre, arriveremo a giugno, a Dio piacendo, con due puntate a settimana. Grazie, 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 grazie. Numeri enormi, partecipazione incredibile. Vi invito sempre a visitare il nostro sito www.blogsicilia.it, che anche quest'anno, così come per Natale, a Pasqua, ha deciso di appoggiare, di promuovere una campagna di AIL, campagna per la Pasqua 2021. Abbiamo anche una JPEG da farvi vedere, ve la faccio vedere subitissimo. Oggi 7 pazienti su 10 guariscono grazie al contributo di ognuno di voi. Il 19, 20 e 21 marzo, che chiaramente sono passati, però potete ancora farlo, scegliete un nuovo AIL e sostenete la ricerca scientifica attraverso il sito. Cercate AIL su Google, trovate tutto quanto, quindi anche noi stiamo promuovendo la campagna per la Pasqua di AIL. Mi raccomando, siate generosi. Allora, nella prima parte di Casa Minutella faremo un giro per le isole minori. Perché le isole minori sono, secondo me, da attenzionare ancora di più di quanto non sia stato fatto in questo periodo. Vale per tutti, dalla politica a chi scrive, a chi se ne occupa, ma noi che siamo bravi ce ne stiamo occupando. Siamo curiosi di sapere come sta andando questo periodo di grande difficoltà per le isole minori e faremo una gita a Ustica, alle Isole Egadi, a Saline e a Lampedusa, appena saranno collegati tutti quanti. Intanto però partiamo con un collegamento brevissimo fatto con Francesco Cascio, che è un medico che tutti quanti noi conosciamo per essere già stato presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Francesco, buon pomeriggio, benvenuto in diretta. Tu sei a Ustica, se non Ciao. sbaglio. Sì, ciao Massimo, buongiorno. Non so se mi vedete, mi sentite, non... Ti Ah, vediamo benissimo e peraltro il tempo fantastico. per te non passa mai, l'immarcescibile Ciccio Cascio, come tutti quanti noi ti chiamiamo. Esatto, grazie, sei affettuoso. Sto invecchiando qua, guarda. Gli anni di vecchiaia che non ho preso facendo politica, lo sto prendendo qua, facendo il Senti, medio. allora, noi ci eravamo sentiti Allora. durante la pandemia che eri a Lampedusa, se la memoria non mi Sì. inganna. E adesso sei a Sì. Sì. Ustica. Ecco, allora, domanda da 1.000 dollari. Come va la campagna vaccinazione per le isole minori, quelle di cui ti occupi, di cui ti stai occupando? Noi, peraltro, avremo poi dopo l'assessore alla salute del comune di Ustica. Allora, noi siamo arrivati a Ustica proprio ieri mattina e stiamo Sì. rientrando a Palermo. Abbiamo fatto tra ieri pomeriggio e stamattina 310 vaccini, quindi abbiamo vaccinato più di un terzo dell'isola, diciamo che quasi, diciamo, quasi il 40% dell'isola. Ovviamente, cominciando dai più anziani, vulnerabili, insomma, con le categorie, diciamo, più a rischio, le forze dell'ordine, i lavoratori del comparto scolastico, eccetera. È chiaro che per le isole minori la tipologia di vaccinazione è leggermente diversa rispetto a quella che si fa sulla terraferma, nel senso che quanto più possiamo estendere la vaccinazione, tanto meglio è, perché essendo le isole minori dei piccoli contenitori, potenzialmente. Aspetta, c'è qualcosa? Io sono ancora? Sì, ci Sì, sono? qua sei qua, ti Ah, ok, ascoltiamo e no, ti ok. vediamo. Vai. Diciamo, tendiamo a vaccinare quanto più possibile. Lo stesso abbiamo fatto a Linosa, lo stesso abbiamo fatto a Lampedusa.
Insomma, stiamo cercando di portare avanti questa vaccinazione quanto più in fretta possibile. Devo dire che le isole del distretto 42, quindi dell'ASP di Palermo, sono le isole che credo più di tutte in Sicilia abbiano avuto, diciamo, soggetti vaccinati. Se voi considerate che a Ustica abbiamo fatto quasi il 40% dei cittadini, insomma, siamo a numeri importanti. Francesco, quale somministrate? Quale farmaco, quale vaccino somministrate? Allora, noi abbiamo fatto, come prevede ovviamente, come prevedono le regole del Ministero della Salute, il vaccino della Pfizer ai soggetti over 80 e a tutti i soggetti vulnerabili, quindi con patologie importanti, mentre tutto il resto della popolazione abbiamo fatto il vaccino dell'AstraZeneca. Ovviamente le forze dell'ordine, il personale scolastico, AstraZeneca, insomma, quello che diciamo qua somministriamo esattamente come nella terraferma, quindi da un punto di vista della tipologia di vaccino. Ci estendiamo un po' di più per quanto riguarda le fasce di popolazione, perché essendo un'isola, come voi sapete, il trasporto del vaccino, anche per una questione legata al mantenimento della catena del freddo, va fatta, diciamo, meno volte possibile, per cui noi tendiamo a venire sulle isole meno volte a fare più vaccini possibili, per evitare di dover organizzare tanti viaggi per il trasporto dei vaccini. Senti, prima di lasciarti una battuta, tu sai che amo sempre sdrammatizzare, ma a questo punto conviene essere isolani di isole minori per il vaccino, da quello che mi stai Diciamo raccontando. che allora, vivere in un'isola minore comporta anche molti svantaggi, nel senso Per che forza, ma nel caso del chiaramente la vaccino è sanità. andata meglio. Diciamo che nel caso del vaccino, gli isolani questa volta per fortuna hanno un Ah, vantaggio, lo fanno prima degli altri. è almeno uno, Almeno un vantaggio, poverini, e poveri va. hanno difficoltà. Almeno Pensate che Isola è stato. Pensate che Ustica, isola dove sono adesso, anzi, saluto il sindaco di Ustica, che è qua, vieni qua, sindaco, vieni. C'ho il sindaco accanto a me, è ecco, appena arrivato il sindaco, perfetto, facciamo questo Salvatore scoop. Mitello, Eccolo, ciao sindaco, un buongiorno. carissimo amico. Salutalo da parte Dicevo, nostra. Ustica, ti saluta Massimo Minutella, siamo in diretta. Pensate che Ustica è rimasta non collegata con la terraferma per 7 giorni, 8 giorni, quindi noi siamo Sì. arrivati ieri con la nave dopo 6 giorni di isolamento. Quindi, siccome i vaccini viaggiavano nel furgone frigo, abbiamo dovuto aspettare il primo collegamento con la nave per poter portare i vaccini e vaccinare l'isola. Quindi avremmo voluto vaccinarla a Ustica già una settimana fa, ma per problemi di collegamento marino abbiamo dovuto slittare di una settimana. Quindi ieri siamo arrivati e insomma adesso abbiamo messo in sicurezza il 40% della popolazione. Siamo contenti, abbiamo lavorato bene. Bravi, Grazie complimenti. Francesco, sempre attento e puntuale. Saluta il sindaco. Noi peraltro tra un po' ci colleghiamo con il suo assessore. Salutaci Ustica, che Bello. peraltro rivedremo tra un po'. Grazie Francesco. Massimo, grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Ciao. voi, grazie sindaco, Arrivederci. grazie mille. Arrivederci. Grazie sindaco, ciao, buon lavoro. Noi ci andiamo in Ciao, ciao. sigla e dopo la sigla cominciamo a fare un giro per le isole minori. Sigla. Buon pomeriggio ancora, benvenuti in diretta. Andiamo subito a Salina, dal sindaco di Salina, Domenico Arabbia. Vediamo se è collegato e gli auguriamo buon pomeriggio. Sindaco, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio a lei. Grazie. Sindaco, diamoci del tu, va bene, così ci facilitiamo i rapporti e andiamo snelli e dritti. Perfetto. Senti, vedo bene alle tue spalle uno smile? Sì. Ma e questa è la stanza del sindaco di Salina? Sì, questo è il mio ufficio. Ho appeso questa scritta in modo che chiunque entra nel mio ufficio per qualunque problema, che sono tanti su un'isola, si comincia già con un sorriso, già un passo avanti. Fantastico. Guardi, è un'ottimissima idea. Spero che chi ci sta seguendo la utilizzi anche per gli altri uffici che non siano solo quelli da sindaco. Andiamo da Toto Martello, sindaco di Lampedusa. Non so se è collegato, che dalla regia di darmi i lumi perché non lo vedo in bassa frequenza, altrimenti andiamo avanti. E poi dovrebbe essere collegato Francesco Forgione, sindaco delle Isole Egadi. Francesco, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Grazie per essere con Ciao. noi. Ti trovo abbronzatissimo, Francesco. Ma è
solo perché sto fuori. Il per fortuna non lascia i segni della mascherina. Esatto. E poi andiamo a Ustica, dove troviamo collegata Beatrice Daidone, che è assessore alla sanità del comune. Assessore, buon pomeriggio. Buonasera, Grazie per essere con noi, buonasera a tutti. Beatrice. Grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Allora, non so se riusciamo a collegare Toto Martello, la regia me ne darà lumi durante la diretta. Andiamo subito dal sindaco di Salina. Sindaco, allora, come va la campagna di vaccinazione nel suo comune, nella sua piccola e bella isola di Salina? Allora, intanto premetto che su Salina siamo tre comuni, io sono il sindaco di Santa Certo. Marina Salina però dico anche in rappresentanza degli altri colleghi, dico il problema non cambia molto. Sì. La campagna vaccinale non sta andando molto bene al momento perché sull'isola sono stati fatti pochissimi vaccini, forse una quarantina, Su destinati quanti? Su prioritariamente. quanti? Su quanti Siamo abitanti? 2.500 abitanti, più o meno in tre 2.500. comuni. Sì, sono stati vaccinati, insomma, i medici, una casa di riposo che è il comune di Leni. Poi noi come comuni ci eravamo anche interessati su richiesta del commissario straordinario della struttura commissariale di Messina a prendere i nominativi degli ultraottantenni, cosa che abbiamo fatto già da fine febbraio. Sarebbero dovuti venire a marzo, però tutto si è fermato, non si comprende il perché. Però contestualmente, come isole minori di Sicilia, anche attraverso la nostra associazione nazionale Lancim, abbiamo chiesto che e le vaccinazioni fossero effettuate in via prioritaria sulle isole minori, cosa che sta avvenendo, come sentivo prima, insomma, ad Ustica, a Lampedusa, su Salina, al momento ancora no. C'è la possibilità di andare in ospedale a Lipari, perché su Lipari Isola sono attivate, c'è l'ospedale, però si comprende bene come, insomma, un ottantenne o chi ha difficoltà, dovendo utilizzare anche un mezzo di trasporto pubblico e impiegare una mattinata per andare a vaccinarsi, siano un po' restii, però qualche, insomma, anziano è andato, forse siamo nell'ordine della quindicina, ventina di persone, però il grosso ancora deve essere fatto. Andiamo da Francesco Forgione, sindaco delle Isole Egadi, ricordiamolo, il sindaco di Favignana, Levanzo, Marettimo. Come va lì la campagna vaccinale, sindaco? Ma noi abbiamo già vaccinato il primo ciclo di vaccinazione degli ottantenni. E lo abbiamo effettuato sia a Favignana che a Marettimo e a Levanzo, nelle tre isole. E dalla prossima settimana, il 2 aprile, vaccineremo per il primo ciclo i settantenni, il secondo ciclo i settantenni e le persone fragili. Devo dire che l'ASPA di Trapani in questa disponibile, però è importante. Io l'ho chiesto con una lettera al presidente della regione già il 2 febbraio e poi con una lettera al nuovo commissario nazionale di vaccinare tutte le isole con una campagna di massa. Basta pensare, Massimo, che tutti i cittadini delle isole minori siciliane siamo poco più di 30.000 abitanti, quindi insomma meno di una È città come possibile, Bagheria. sì. Mettere in sicurezza le isole vuol dire che una scelta di razionalità, perché per venire a fare la vaccinazione nelle isole, non potendo trasferire gli anziani, i disabili sulla terraferma, vuol dire venire più volte, organizzare più viaggi con i vaccini, organizzare le celle libero. Quindi fare una campagna di massa non solo ci consentirebbe di offrire le nostre isole come isole Covid. In questo momento, se avessi avuto una risposta già il 2 febbraio, avremmo anticipato anche la campagna che è stata dalle isole greche, ma avremmo colto anche le difficoltà che le piccole isole hanno, perché da noi i disagi sono diversi da quelli della terraferma. Comunque, noi già giorno prima abbiamo vaccinato anche gli ottantenni nel secondo ciclo e i settantenni e le persone nel primo ciclo. Ma io insisto nella richiesta: Sì, subito sì. dopo Pasqua bisogna vaccinare tutte le isole, perché prevediamo, speriamo, ci auguriamo che da dopo Pasqua comincino i visitatori alle nostre isole. Offrire sicurezza ai nostri cittadini, nello stesso tempo dare sicurezza ai visitatori, sarebbe un fatto importante anche per la ripresa economica di territori come è noto vivono una crisi, indipendentemente dagli aspetti del Covid, vivono una crisi anche occupazionale e da commerciali.
Sì, bisogna partire assolutamente. Infatti, mi prendo la paternità dell'idea di coinvolgere quanti più sindaci delle isole minori proprio per attenzionare a chi di dovere. Sapete, non faccio il presuntuoso, Francesco Forgione mi conosce ormai da tanti anni in casa mia di Nutella, sa che qualche battaglia con questa trasmissione l'abbiamo vinta perché chi di dovere poi ci segue e quindi ascolta le attenzioni e le richieste di tutti. Peraltro, le isole Egadi sono state Covid-free, se non erro, o qualche caso ce l'avete avuto, sindaco? Lì un grosso focolaio a Mo e poi uno a Favignana anche con un focolaio nel nostro penitolo. Però da 2 mesi siamo assolutamente Covid. Stamattina è stato segnalato un caso di un insegnante nella nostra scuola elementare. Anche questo è un problema perché, come è noto, tutte le insegnanti viaggiano da Trapani e da Marsala Certo, quotidianamente. Per questo certo. l'esigenza di mettere in sicurezza le Andiamo a Ustica, dove avevamo già visto Francesco Cascio, che si occupa, è un medico che si è occupato dell'ASL, lo sappiamo, ma troviamo oggi Beatrice Daidone accompagnata dal dottore Fazio. Buon pomeriggio, dottore Fazio, benvenuto in diretta. Allora, Ustica l'abbiamo sentito, i numeri delle vaccinazioni sono ormai pressappoco, come dire, perfette, no? Siete contenti? abbastanza soddisfatti. Soddisfatti, però puntini di sospensione. Però dobbiamo continuare perché dobbiamo raggiungere prima che del periodo, diciamo, estivo, la famosa immunità di gregge, in modo che possa permettere ad Ustica di poter lavorare con tranquillità e comunque di muovere un po' l'isola, l'economia isolana, che purtroppo con questo Covid è stata un po', diciamo, rallentata. Quindi abbiamo lamentele delle attività produttive, giustamente, perché già essendo un'isola, lavoriamo solo nel periodo estivo e durante l'inverno lavoriamo con la gente locale. Quindi la nostra, diciamo, il nostro obiettivo è quello di poter poi raggiungere questa famosa immunità di gregge, che ci permetterà così veramente di essere Covid-free a tutti gli effetti e comunque di poter operare in tutta la tranquillità. Noi, come amministrazione comunale, ci siamo interfacciati con l'assessorato alla sanità proprio per cercare di accelerare un po' il processo, visto e considerato che la stagione estiva è alle porte. Abbiamo coinvolto il dottore Vincenzo Fazio, che è il medico vaccinatore presso l'Hub della Fiera, che ha tra l'altro profonde radici usticesi, quindi tra l'altro no, è anche un nostro consigliere comunale. E si è subito prodigato per poter effettuare questa vaccinazione di massa. Sì. Ma per le cose tecniche preferirei far parlare il dottore Sì, Fazio, che è molto più. adesso ci È molto. arriviamo. Fermo lì, Sì. dottore Fazio, andiamo a Salina. Sindaco Domenico, invece durante il periodo della pandemia, come ve la siete cavata con i trasferimenti, con tutta una serie di. Perché lo ricordiamo, le isole minori hanno sofferto parecchio durante il periodo pandemico per motivi legati al fatto che comunque le isole hanno bisogno di approvvigionamenti e tutto il resto. Com'è andata? Se mi puoi fare una sinossi di quel periodo. Sì, devo dire insomma, che eravamo tutti, insomma, dall'oggi al domani ci siamo catapultati in questa situazione tragica a livello insomma, mondiale. Noi nella prima fase, quindi lo scorso anno, purtroppo il mio comune è stato l'unico territorio che ha registrato casi di Covid e anche un deceduto, un decesso purtroppo, e si sono verificati alcuni problemi che poi sono stati risolti. Devo dire, io ho aperto la pista purtroppo, che il problema che si è posto è come trasportare fuori dall'isola un malato di Covid, per cui noi all'epoca abbiamo impiegato quasi 24 ore per capire chi, come, quando, con quale mezzo, e soltanto grazie all'intervento della prefettura, della protezione civile e dell'aeronautica, credo, con un elicottero adeguato, si è riusciti a trasportare a Messina questo paziente affetto da Covid. Dopo questa esperienza sono stati dotati questi elicotteri con le barriere di biocontenimento che vengono tuttora utilizzate. Quindi è stato un periodo molto brutto, anche perché all'apice io ho avuto anche 40-50 nuclei familiari in isolamento precauzionale. Però questo ci è servito perché abbiamo rispettato le regole sempre, anche durante la scorsa estate. Questo ci ha permesso di non registrare più casi positivi sul territorio, tranne qualche settimana fa dovuto insomma ad un
problema legato alla scuola, un insegnante, per cui un minorenne è stato in isolamento una quindicina di giorni perché era positivo, ma tutto risolto. Oggi non contiamo sull'isola, almeno nel mio comune, non contiamo casi di positività. Ecco. Bene, andiamo da Francesco Forgione. Così come tutte le isole minori, la bella stagione sta per arrivare. Francesco, che metodologia contate di, come dire, che protocolli pensate di fare per la prossima estate? Chi arriva dovrà sottoporsi a qualcosa di particolare? Cioè, non lo so, perché so che tu sei molto attento in questo, così come i tuoi colleghi del resto. Guarda, Massimo, noi abbiamo tenuto un atteggiamento di responsabilità civica, non di allarmismo. Certo. Abbiamo fatto appello civico dei cittadini al rispetto regole. E certo, quando le isole sono aperte, l'obiettivo è prevalentemente quello di essere immunizzati, di avere i vaccini. È difficile controllare. Sì, e pensa che l'anno scorso le isole che normalmente hanno una popolazione che oscilla tra 2.400 e 2.100, hanno avuto una presenza media giornaliera, quindi da certificato, la tassa di 65.000 abitanti tra luglio e la metà di ottobre, quindi un flusso quotidiano. Ebbene, noi siamo il dovere di fare dei controlli, però nel rispetto delle regole e della Costituzione, quindi non saremo certamente noi a poter il passaporto della vaccinazione e un controllo. Certo, bisognerà avere delle regole, perché come diceva il sindaco di Salina, un contagio da noi comporta determinati problemi, colta dei rifiuti speciali, il trasporto delle persone eventualmente con l'elisoccorso o con l'idroansa. Non cogliere la varietà dell'insularità e dell'insularità siciliana è una forma di cecità della politica e delle istituzioni. Per questo io insisto, perché con una volontà politica si tratta di 30.000 vaccini per tutta la popolazione delle isole minori, e questa è la migliore garanzia. Abbiamo il dovere di cominciare a pensare alla stagione, promozione e promozione turistica, alla promozione culturale, agli eventi. Questo è condizionato non solo dall'evoluzione Covid, e non è un problema generale, condizionato anche le condizioni di sicurezza che andremo a determinare per noi e ad offrirti. Beh, insomma, io faccio il tifo per le isole minori perché comunque fondamentalmente chi mi conosce sa che sono, secondo me, il polmone vero del turismo della nostra terra di Sicilia. Diciamocela tutta, ragazzi, perché abbiamo Salina, Ustica, Favignana. Non so se riusciremo mai a parlare con Martello, perché ogni volta che chiedo a Martello un collegamento, credetemi, è più facile che io vada a Lampedusa a intervistarlo, ma non entrare in diretta con lui. È la seconda volta che mi succede. Detto questo, andiamo a Ustica dal dottore Fazio. Dottore Fazio, lei è un medico. Giro a lei la domanda che ho girato al sindaco delle isole Egadi, cioè la gente che verrà quest'estate nelle isole minori per le vacanze, che dovrà fare? Ci potrà venire regolarmente oppure? Allora, intanto la ringrazio molto per l'opportunità. Volevo rispondere in modo. Mi collego a quello che ha detto Francesco Cascio nel precedente collegamento. Noi oggi siamo molto soddisfatti, siamo Sì. veramente molto soddisfatti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro preparatorio a quello che è la stagione estiva. È chiaro che, come lo scorso anno, faremo in modo che chiunque entri nell'isola venga monitorato, sia attento a quelle che sono le norme di distanziamento, la mascherina, eccetera, eccetera. Ma, come lo scorso anno, dove siamo riusciti con l'apertura totale che abbiamo avuto a contenere i contagi, grazie al filtro indispensabile che c'è, che si può fare agli imbarchi. La temperatura, le mascherine, tutto ciò che serve per evitare che le persone arrivino sintomatiche a Ustica. Certo, sappiamo bene che il Covid è una patologia assolutamente estremamente sotterranea, non si evidenzia in modo chiaro, tantissimi portatori sani possono venire. Bene, a Ustica noi abbiamo da un anno, dall'inizio pandemia, abbiamo l'USCA. È una unità presente da un anno, con un medico, un infermiere sempre presenti, che intervengono nel caso in cui ci fosse un sospetto. E già questo Ok. ci ha, prima cosa. Seconda cosa, noi abbiamo avuto 5 morti sull'isola, 5 nostri compaesani,
Sì. che sono morti, sono deceduti per Covid in quest'anno. 5 sono un numero irrilevante, ma moltiplichiamolo per quanti contagi hanno avuto. 5 su un'isola sono tantissimi, dottore Fazio. Bravo. Eh beh, su un'isola 5 sono un numero enorme, tutto come Infatti, Ustica che è piccolissima. può essere un numero banale, ma in un'isola No, non diventa lo è. Mi macroscopico. perdoni se la interrompo, mi perdoni se la interrompo perché finalmente vedo Martello, che così lo salutiamo. Sindaco, buon pomeriggio. È un miracolo, finalmente riesco a vederla. Ogni tanto i miracoli riescono, no? È visto, perfetto. Allora, Lampedusa, come va la campagna dei vaccini? Ma la campagna dei vaccini semplicemente è stata annunciata perché dopo aver fatto il comunicato di rendere tutte le COVID free e la proposta è stata approvata sia dal presidente della regione sia dall'assessore alla sanità, si era deciso di partire dall'isola di Lampedusa perché siamo la più lontana dalla Sicilia. Era troppo bello che funzionava, cioè era già un miracolo vederlo. Vabbè, comunque abbiamo Solo che capito. ancora Sicilia non penso che sono Facciamo fatica oggi con la ci connessione. abbiamo fatti quelli Sì, insomma, purtroppo è andata dico via la dimmi connessione, vaccini sindaco. La domanda è: sta andando male? Punto interrogativo? Sta andando male la no, vaccinazione? non abbiamo incominciato, il Ah, non problema è avete proprio diverso. iniziato. Ah, perfetto. Quindi Abbiamo semplicemente vaccinato 1.000 persone Sì. e che è stato il primo provvedimento che era per gli anziani e per le forze dell'ordine ed anche per gli insegnanti. Questi Perfetto. sono stati i primi vaccini che abbiamo fatto. Voi dipendete da quale ASL, sindaco? L'ASL di Agrigento. Dipendiamo da Palermo Ah, come Ustica. Palermo. Quindi noi prima avevamo collegato Francesco Cascio, peccato che l'abbiamo perso, però gireremo questa sua sollecitazione al dottore Cascio. Ma non si tratta di. È stato stabilito che i vaccini si devono fare. Per fare la vaccinazione di massa, era interessata anche la dottoressa Faraone, nel senso che tutti erano pronti per questo discorso di incominciare a fare la vaccinazione di massa. Poi c'è stato maltempo, la sospensione di AstraZeneca sul problema dei vaccini, e quindi sta subendo un leggero ritardo. Ma l'operazione di fare la vaccinazione a tappeto su tutte le isole minori, compreso Lampedusa e Linosa, diciamo, prima dopo deve partire, non appena ci saranno i vaccini in giro. Valutiamo anche il fatto che Lampedusa purtroppo è soggetta a sbarchi, è stata soggetta a sbarchi e chissà se continuerà a meno che non succeda un altro miracolo, no, sindaco? Ma gli sbarchi con la vaccinazione non c'entrano niente, perché No, lo loro so, hanno un dico, però procedimento diverso. comunque il Covid con gli sbarchi vi ha creato qualche casino in più. No, No, ok. perché con l'accordo con il governo e il ministero, fondamentalmente quelli che arrivano vengono portati all'interno dell'hotspot, viene fatto il tampone a tutti e poi trasferiti sulle nave quarantena, nel senso Sì. che non hanno nessun contatto con la cittadinanza. Va bene, va bene. Allora, torniamo da Forgione. Un giro, ultima domanda per tutti i sindaci. Francesco, invitiamo la gente quest'estate prossima a fare turismo da siciliani in Sicilia. C'è molta gente che non conosce ancora, per esempio, le Isole Egadi, territorio pazzesco, straordinario, Levanzo, Marettimo e Favignana. Sì, noi le invitiamo a venire nelle nostre isole come in tutte le altre isole siciliane. Per questo io insisto, come diceva Totò Martello, serve questa campagna di vaccinazione di massa, deve comprendere che l'insularità è una specificità che non può essere solo un disagio e un disvalore, è un valore, e lo ripeto, solo una volontà politica e una scelta organizzativa. È stata annunciata questa volontà, bisogna applicarla. Poi sarà il nostro fare anche norme di sicurezza a chi giù sulle nostre isole e nello stesso garantire la sicurezza non solo degli operatori turistici come i ristoranti, perché come sappiamo le nostre piccole isole sono territori turistici, diventano tutti alberghi di tutti
tutte le nostre cose sono impegnate nelle turistiche commerciali nel periodo estivo. Messa in sicurezza non è un privilegio, è una città per territori che hanno una loro particolarità. Quindi questo noi insisteremo assieme a tutti gli altri sindaci, come si sta evidenziando anche nelle cose che stiamo dicendo oggi, perché si faccia carico di questo. Lo ripeto, si tratta di poco più di 30.000 abitanti, non si tratta di fare milioni a Certo. milioni di. Quindi serve solo una volontà politica, la consapevolezza del che queste isole hanno da potenziale per la ripresa economica dopo la pandemia. Guarda, porta il mio cuore a Favignana e tu sai perché. Ma Ciao un pezzo ce sindaco. l'hai già qui, noi Lo sappiamo sai. che ce l'hai Lo sai già che io al quanto pezzo. bene voglio a quel posto. Dio ti benedica, sindaco, grazie. Andiamo a Grazie a te. Salina da Domenico Arabbia. Sindaco, invitiamo la gente a venire con un sorriso, ce l'hai scritta alle spalle, a Salina e gli altri piccoli comuni delle isole vicine a voi. Assolutamente sì, le isole di Sicilia sono dei luoghi che consentono tranquillamente di poter stare bene, al di là delle vaccinazioni. Noi siamo posti in cui c'è tanto spazio, le distanze si possono mantenere, i mari sono fantastici, i nostri territori sono ospitali, è una gastronomia, tutto. Quindi io mi auguro che come la scorsa estate le isole vengano scelte come meta di turismo. Turismo in modo che anche la nostra economia locale, che è prevalentemente turistica, possa non subire le stesse conseguenze che, ahimè, altri territori turistici invece hanno subito e continuano a subire. Sì, grazie. In bocca al lupo per tutto. Conti su Blog Sicilia per necessità di divulgazione di informazioni che vedano protagonista il suo territorio. Andiamo a Ustica per la nera del Mediterraneo. Ciao Domenico Arabbia, grazie mille. Grazie. Ustica, allora, invitiamo la gente a venirvi a trovare appena si potrà. Assolutamente Sì. sì, oggi, scusami Beatrice se ti interrompo, Prego. oggi siamo rimasti molto soddisfatti perché abbiamo vaccinato un terzo della popolazione. Io ho sentito oggi, molto interessante perché do grande rispetto per gli amici sindaci delle altre isole, la volontà politica c'è sicuramente. Io mi risulta che da parte dell'assessorato e delle direzioni generali dell'assessorato c'è grande intesa, grande volontà, ma Sì. c'è bisogno di grande impegno in loco. Qui abbiamo vaccinato un terzo della popolazione, tra un mese vaccineremo sicuramente tutti gli altri. E siamo Evviva! sicuri che noi Evviva! a metà abbiamo vaccinato tutti gli abitanti di Ustica. Motivo in più Questo per è venire a Ustica, eh? assolutamente Motivo sì, in più per venire, motivo in più per assolutamente. venire. In bocca al lupo, grazie. Salutatemi Ustica, anche isola al Grazie a voi. quale ho un cuore lì, vabbè. Andiamo da Toto Martello che salutiamo e dobbiamo assolutamente iniziare le vaccinazioni a Lampedusa, però sindaco, invitiamo la gente a venirci a Lampedusa appena si potrà. Mi sa che non ci sente, il messo lì, povero che magari sonnecchia. Vabbè, Emanuele, togliamo. Vabbè, salutatelo voi per me. Andiamo invece, chiedo a Manlio Viola di prendere possesso della poltrona da Gaetano Armao, che vediamo collegato. Buon pomeriggio, vicepresidente, grazie per essere con noi. Io non Eccoci, sento. Eccoti, ciao mi Gaetano, buon sentite? Sono in pomeriggio. Sì, conferenza, sì. Eccoti, ero in conferenza Stato-Regioni, staccato il eccoti qua. collegamento. Senti, vabbè, ubi Eccoci. maior, quando arriva Minutella bisogna buttare tutti giù, Gaetano, lo sai, eh? No, io non cerco di essere capace di rendere compatibili le cose, non ad escludendum, ecco. Vabbè, sto scherzando, sto scherzando. Allora, senti, hai sentito i Eccomi. sindaci delle isole minori? Ho visto Sì, che ho eri collegato. sentito. Lampedusa, cioè, mi dice, raccontava che non hanno fatto neanche pochissimi vaccini, bisogna Io sollecitare, questo non Gaetano. posso fare altro che prendere nota con grande attenzione di queste disfunzioni e informare subito l'assessore Razza che deve intervenire in materia, essendo lui competente. Io diciamo, seguo in questo momento l'evolvere della legge di bilancio, speriamo che tra stanotte e domattina si possa chiudere e dare così ai siciliani una risposta. A proposito di isole minori, proprio ieri abbiamo approvato una norma che
dà 5.000 euro ad ogni partoriente delle isole. Come voi sapete, purtroppo per scelte sanitarie imposte a livello statale, quindi non scelte dalla regione, si sono chiusi i reparti di maternità degli ospedali delle isole più piccole, ecco. Quindi ad ogni E a questo partoriente punto 5.000 euro. la Se sono. Scusami, regione si è Gaetano. fatta carico. Come? No, ti chiedevo, partoriente 5.000 euro, giusto per ogni Sì, partoriente. Quindi se. per ogni Caso di partoriente gemelli? Caso che di gemelli? No, no, il problema non è, diciamo, il problema è la partoriente, poi diciamo, se fa un parto plurigemellare, diciamo, Non vale, che non va. auspichiamo, Non va. che E è che siccome io uguale, sono sì. gemello, ho capito, non è giusto, perché se uno ne Non lo sforna conoscevo due. il tuo gemello. Sì, va Non lo devi bene. fare Il conoscere. rivoluzionario Don Minutella. Buon pomeriggio a Manlio Ah. Viola. Buon pomeriggio Manlio, buon pomeriggio Massimo, benvenuto. buon pomeriggio Gaetano Armao e a chi ci ascolta. Ciao, ciao. Allora, caro Ecco. Gaetano, senti, lo sai che noi non ti lasciamo fino a quando non ci dai un po' di bombe su questa legge finanziaria che, come dicevi tu, verrà annunciata e pronunciata da qui a breve. Ti lascio al buon Manlio Viola che ha affilato le armi prima di entrare in diretta. Bah, le armi relativamente, gli argomenti sono abbastanza noti all'assessore vicepresidente della regione. Cominciamo da una Com'era cosa quello che diceva? fondamentale. Uccidi un uomo morto, diciamo. Esatto. No, assolutamente no. Non no, anche perché Armao è un uomo che si sa difendere assolutamente. D'altra parte, avvocato, quindi non, se non si sa difendere lui. Scherzi a parte, il primo tema, quello su quale ci siamo interrogati tutti, le basi per questa finanziaria. Insomma, abbiamo, come sappiamo tutti, qualche problema sul rendiconto 2019, problema nel senso che non è stato ancora parificato dalla Corte dei Conti, abbiamo avuto delle impugnative sul 2020 e quindi ci siamo tutti chiesti le basi sulle quali poi poggia questo bilancio, sono solide o rischiano di essere d'argilla nonostante gli accordi con lo Stato? No, le basi sono più che solide, nel senso che le impugnative e la probabile impugnativa dell'esercizio provvisorio sono tutte rientrate. Ho qui davanti nell'altro collegamento il ministro Gelmini e il ministro del Sud con le quali abbiamo concordato questo rientro e quindi diciamo, non c'è possibilità alcuna di una refluenza di queste impugnative sul bilancio. Quindi, tant'è che l'argomento utilizzato dalle opposizioni, da qualche opposizione in particolare, cercando di bloccare i lavori, dicendo che non si poteva cominciare perché c'erano queste impugnative o sussurri di impugnative, hanno fatto, diciamo, hanno avuto un esito e hanno fatto breve corsa, diciamo, perché poi già da sabato mattina è arrivata la notizia che non solo non c'era l'impugnativa dell'esercizio provvisorio, ma che c'era anche l'intesa per chiudere le altre due impugnative. Quindi intesa piena col governo nazionale nell'ambito di una necessità di cooperazione in questo momento drammatico del paese, regioni e Stato devono cooperare. Io non sono assolutamente d'accordo con questa polemica che in questo momento c'è tra regioni e Stato. Non è il momento di litigare, né tantomeno di alzare steccati, è il momento di collaborare per dare servizi al più elevato livello possibile ai nostri cittadini. Per Ma quanto allora, riguarda perdonami, invece ma sì. allora cosa blocca? Perché il processo di approvazione di questa finanziaria non è spedito, ci sono stati una serie di problemi, abbiamo assistito anche nel voto segreto a qualche, chiamiamolo francotiratore, se vuoi definiscili diversamente, cosa blocca il processo di questa finanziaria? Che tipo di problemi ci sono? È un problema politico? È un problema tecnico? Cosa succede? Allora, io non ho nessun rispetto per i francotiratori, perché i francotiratori, ma questo credo a livello umano prima che politico, francotiratore è colui che si nasconde dietro il voto segreto per lanciare un messaggio, spesso diciamo, indirizzare un siluro a questo, a quel, per ottenere poi qualcosa. Ecco, Perdonami, il voglio voto dare un messaggio alla segreto io. regia che c'è la tutoratrice sbagliata. Gaetano, manca una N, se intitolatrice la possiamo correggere. Grazie, No, scusami, no, no, non mi assessore, ma offendo. tu non lo vedevi, volevo. Scrivete Gae, come chiamano gli amici. Dunque, dicevi. No, dicevo, quindi l'idea che su un'opinione, su una questione di coscienza ci sia il voto segreto, credo che sia una cosa più che rispettabile. Che si faccia il voto segreto sul finanziamento alle imprese o su una norma
che riguarda diciamo, i disabili o che riguarda, è una cosa che io trovo assolutamente inaccettabile, però intanto ancora è così e quindi c'è la possibilità di richiederlo e di votare in voto segreto. Quindi se ne Vabbè. prende atto, si va avanti, non è problematico. Ma chi è che sta mettendo, chi è che sta rompendo le scatole? Gaeta, la domanda di Viola te la giro alla Vabbè, questo Minutella. diciamo, allora, Cioè, chi è che ad rompe le eccezioni di... scatole? No, no, non è che c'è una sua, nella democrazia, diciamo, chiunque dice la sua ha diritto di Sì. dirla. Quindi non è che cioè, il tema è che, a mio avviso, questa legge di bilancio e di stabilità, a differenza di quello che è avvenuto l'anno scorso, quando c'erano le risorse extraregionali qui in assemblea da allocare, quest'anno invece il governo ha fatto una scelta. Siccome gli strumenti per allocare quelle risorse sono già stati definiti lo scorso anno, lo faremo con delibera di giunta, quindi le risorse le riorganizzerà la giunta. E allora probabilmente qualcuno diciamo, può pensarla diversamente, ma noi proseguiremo con grande serietà nel rispetto della legge, perché questa è una prerogativa stabilita dalla legge, in collaborazione e confronto con l'Assemblea, perché le delibere di giunta di riprogrammazione delle risorse europee extraregionali, circa 250 milioni, ho detto tra i 200 e i 300, che orienteremo per i supporti all'economia siciliana, oltre a quello che muove il bilancio, che vale 15 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di risorse che vengono mobilitate verso la Sicilia e in Sicilia e per la Sicilia. Bene, queste risorse saranno riprogrammate, quelle per i supporti e i sostegni alla nostra economia saranno riprogrammate dal governo regionale direttamente con Senti, delibera di giunta, l'ho detto, il presidente Musumeci l'ha precisato. No, senti Gaetano, sai cosa che ci segue per grazie di Dio e tu sai che sono sempre tanti e li ringraziamo per questo. Ma a questo punto la gente in questo momento si sta chiedendo, ma un po' di grana per ristorare tutti quelli che già ieri erano sotto Palazzo Di questo Reale? parlavamo. Esatto, allora diciamogli in maniera più semplice, arrivano soldi, arriverà, daremo dei soldi, darete dei soldi a questi poveri Assolutamente disgraziati, sì. apri, chiudi, chiudi, apri e non si muove più niente? Allora, la gestione della pandemia, come voi sapete, dipende da Roma e non dipende dalla Sì, Sicilia. però la Sicilia ha Quindi dato apri, chiudi. qualcosa, potrà continuare a dare. Certo, dovrà continuare a dare il presidente, l'impegno del governo Musumeci è quello di dare tutto quello che possiamo, nel senso Ok. che rastrelliamo dalla programmazione europea e dai fondi extraregionali tutte le possibili risorse per poterle orientare a supporto. Il dato qual è? Che non dobbiamo, a mio avviso, emulare lo Stato con meccanismi che in qualche modo duplicano o triplicano le misure già adottate dallo Stato, mentre dobbiamo rivolgerci a quei settori dell'economia siciliana che non hanno ricevuto quello che lo Stato aveva promesso di dare. Perché è vero che alcune cose previste a livello statale sono arrivate, però è anche vero che molta parte della nostra economia è priva di sostegno. Da cosa dipende? Non dalla cattiveria di Roma, ma da un errore di valutazione che a mio avviso è stato fatto a Roma sin dall'inizio. E noi l'abbiamo detto nelle riunioni con il governo nazionale. Cioè, se voi pensate alla sola economia emersa, all'economia legale, alle partite IVA, e già le risorse sono molto poche, ma se pensate solo all'economia emersa, lasciate fuori tanto di economia che non emerge, la cosiddetta economia non osservata, che però vive di lavoretti, di espedienti, tanta gente che vive senza avere un'azienda. Questo non è, attenzione, no, una celebrazione del sommerso, ci mancherebbe. Però in questo momento drammatico noi dobbiamo aiutare tutti, non Ok, dobbiamo lasciare indietro nessuno. va E bene. in Sicilia e nel sud l'economia sommersa è del quasi al 40%. Questa economia non riceve, per esempio, la possibilità di utilizzare i ristori bancari, cioè quelli attraverso il credito, perché non può andare in banca, perché non può ottenere, non ha partita IVA. Ecco, noi dovremmo cercare di aiutare anche tutto questo sommerso che non vive più, perché viveva alla giornata, di tante cose che sono connotate alla nostra economia. Noi oggi non dobbiamo fare la morale, noi dobbiamo oggi aiutare tutti, fare in modo che non si fermi la macchina, perché se la macchina si ferma rischia di non ripartire più. Proviamo a fare una cosa rapida, veloce e chiara, se è possibile, anche sintetica, evidentemente. Cosa darete? Quando li darete? A chi? Questo è quello che la gente si Mi chiede, pare perdonami, assessore. una
domanda assolutamente puntuale. Cosa daremo? Daremo sostegni, non daremo ulteriori strumenti, tranne quello con BEI, che è in corso di definizione, nonostante il voto contrario di una parte dell'Assemblea, stiamo andando comunque avanti, e quindi che è l'unica forma di credito. Il resto è tutto invece finanziamenti e a fondo perduto e sostegno diretto, perché in questo momento c'è bisogno solo di risorse, di quello che gli americani chiamano helicopter money, cioè la moneta lanciata si fa con gli aiuti dall'elicottero. Secondo, quando lo daremo? Faremo immediatamente una delibera di giunta, con il Presidente l'abbiamo già concordata nei prossimi giorni, una giunta che riprogramma secondo un ordine del giorno che è stato presentato in Assemblea, che plausibilmente sarà approvato senza codice Ateco, cioè ci rivolgeremo a categorie e non a singoli codici Ateco, evitando quelle antipatiche, odiose diversificazioni che hanno lasciato fuori soggetti che magari facevano lavori molto vicini, molto simili, ma solo perché c'era un codice Ateco in uno e uno in un altro sono rimasti fuori. E li daremo nel modo più veloce possibile, tenendo presente comunque che bisogna rinegoziare con Roma, ma Roma adesso col ministro Carfagna già abbiamo avuto una riunione proprio su questo punto e ha dato la sua massima disponibilità. Anche il ministro Gelmini, che è il ministro delle regioni, ha dato la piena disponibilità a svolgere il percorso nel modo più veloce possibile. Permettimelo, questo è successo, che l'unico vero contributo di cui abbiamo scritto molto è stato distribuito con un click day che è andato come è andato, non è che facciamo no, click day non ce ne saranno. Io personalmente ho sempre ritenuto il click day una soluzione troppo complicata, però comunque il governo interamente ha scelto di procedere un po' come l'agenzia delle entrate, cioè con delle finestre, sì, entro le quali, finestre temporali, non di un'ora ma di qualche giorno, entro i quali giorni arrivano le istanze che vengono poi sottoposte all'erogazione. Gaetano, dico che senti, per esempio, scusa se ti interrompo, sì, sai, dalla prossima settimana parte IFI. No, infatti, dalla prossima settimana partono i finanziamenti di IRPIS a partite IVA, cioè professionisti e imprese, secondo le modalità concordate in legge. Questo è quello che mi fa piacere sentire, però maglio viola e cintura nera, io ero ragazzino, non vorrei offenderlo anagraficamente, quando lui ha iniziato a scrivere e fare il giornalista, io non sono giornalista, faccio il conduttore, però faccio questa trasmissione da quasi 20 anni, tra la radio e 16 di televisione. Se c'è una cosa che dovete fare, caro Gaetano, e te la dice l'ultimo dei siciliani, è distruggere la burocrazia, perché io sono convinto che voi ci avete buona fede nell'aiutare i siciliani, poi il problema è che il siciliano poi va a sbattere la faccia contro documenti, incartamenti, rilassamenti, gente che lavora in smart working, gente che si fa zi suoi, gente che fa manifestazioni. Spiegatemi perché una manifestazione che viene fatta con un finanziamento di un assessorato X prende i soldi 2 anni dopo. Perché? Perché non si capisce. Come si fa? Come si fa? Cioè, voi avete sulle spalle questa grande responsabilità. Chi ti parla appartiene alla categoria artisti, che è dimenticata da tutti, che non ha avuto un ristoro possibile. E io ti ringrazio per questo. Però non è possibile che uno faccia una manifestazione X che valga per il turismo, per lo spettacolo, per il giornalismo, e prenda i soldi dopo 2 anni. Io spero che voi possiate dare risposte sulla burocrazia, perché è questo che blocca la nostra macchina. E poi uno è costretto a chiedere la cortesia, perché è questo che si continua a fare in Sicilia, caro Gaetano, chiedere la cortesia. Me la fai la cortesia di velocizzarmi la pratica? E non se ne può più. Pratica che è un diritto. Scusa, che è un diritto. È un diritto. Pratica che è un diritto. È un diritto, per, spesso un diritto per ottenere il quale bisogna chiedere la cortesia. Chiede pure la mazzetta. E appunto, e allora su questo come vi state muovendo, e ti lasciamo alla tua conferenza? No, sì, conferenza e poi ritorno. Sì, in sì, e ti lasciamo subito. Dicevo, noi su questo abbiamo intanto già proprio stamattina in conferenza delle regioni, adesso in conferenza delle regioni, stiamo dando il via ad una revisione del decreto semplificazioni. Sappiate che le norme, per esempio in materia di affidamenti, di appalti, sono norme che devono essere disciplinate a livello regionale per una minima parte, ma soprattutto statale ed europeo.
Quindi, se non cambiamo regole a quel livello, la Regione, se volesse domani mattina legiferare, dopo 60 giorni avrebbe il ricorso alla Corte Costituzionale, dovremmo sospendere tutto, quindi non faremmo un servizio alla Sicilia. Proprio stamattina in conferenza delle Regioni è stato varato il parere favorevole alle proposte del Ministro Giovannini per semplificare le procedure ulteriormente. Cioè, ne parlava poc'anzi il Ministro Brunetta, proprio enucleando e sottolineando come la semplificazione sia diventata la madre di tutte le battaglie. Se no, noi predisponiamo le risorse, le approntiamo e non arrivano a chi ne ha bisogno. Ed è una guerra. Voi siete entrambi, oltre che giornalisti di Vaia e conduttore di Vaia, il nostro amico Munitella, siete anche amici personali da tanti anni. Avete notato che mi è cambiata la voce? Cioè, io in 3 anni, ma è vero, mi si è irrobustita, in 3 anni di grida, di pugni sbattuti, di bile che non vi sto a raccontare, per le complicazioni più assurde, per le complicazioni più assurde. Pensate, una volta ho beccato un direttore generale che aveva chiesto un parere se una legge che è approvata dall'Assemblea era costituzionale o meno, dopo che era decorso il termine per impugnarla, cioè lo Stato non l'aveva impugnata, e lui si chiedeva se era costituzionale o meno, e per non erogare le risorse aveva chiesto un parere all'avvocatura. Immaginate che cosa è accaduto, sì. Ma di queste ce ne sono ogni giorno. Però ecco, ripeto, dobbiamo semplificare, passare al silenzio assenso, estendere l'area del silenzio assenso il più possibile, perché non è possibile che ci siano ancora farraginosità, bolli, carte, cartine di tutti. No, non sarebbe più. La digitalizzazione è fondamentale. Ultima domanda, risposta, domanda secca, risposta secca, sì. Vi prego, perché dobbiamo chiudere. Solo 2 domande in una, molto velocemente. Siamo in gestione provvisoria, è una cosa tecnica che per gli addetti ai lavori, che però ha una refluenza pratica, perché gestione provvisoria vuol dire che non c'è più un bilancio, non c'è più neanche un esercizio, e si fa soltanto l'ordinaria amministrazione. E si parla tanto del fatto... Magari, si pagano solo le minime cose, neanche l'ordinario. E questa era la domanda. Insomma, gli stipendi e le pensioni li paghiamo o no? È la prima domanda. E poi contemporaneamente ti dico, quando ne usciamo da questa finanziaria? Ci arriviamo ad approvazione? Quando? Finora sono stato in riunione con il Presidente della Commissione del Bilancio, con il Presidente dell'Assemblea. Io penso che tra stasera e domattina, al peggio, notte compresa, chiudiamo. A questo punto, entro la prossima settimana, si va in Gazzetta Ufficiale e quindi si torna a piena funzionalità economica. E meno male che non c'è più la tabella H, per noi chissà quanti anni avremmo aspettato. Ma quale tabella H? Io volevo tanto capire questo. Ma dobbiamo fare norme per i siciliani, altra tabella H. Io volevo capire solo questo. Nel frattempo stipendi e pensioni dei regionali restano appesi in attesa della finanziaria o si pagano? Questa era la domanda. I stipendi e pensioni regionali, che sono siciliani come tutti gli altri, diciamo, quindi, esattamente. Hanno però la serenità, perché allora lo stipendio arriva a... Certo, se valuti che qualche dirigente in pensione prende più di quanti, 10.000 euro? Ce n'è qualcuno sì, ma ci sono anche i pensionati Però c'era una norma che prevedeva una riduzione di queste pensioni, e è stata bocciata. Proprio segreto. Ecco, esatto. Prego, chiudiamola così, Gaeta. Cioè, con questa notizia possiamo chiudere così. Le pensioni, chi piglia 2.000-2.500 euro al mese, non mi sembra dignitosissimo. Chi piglia 6.000 euro al mese probabilmente possono... Voi volevate ridurla e qualcuno col voto segreto si è opposto. No, volevamo dire, per un periodo dai un contributo, però questa è nella scelta. Io non mi oppongo alle scelte del Parlamento. Però io credo che chi è andato in pensione con l'ultimo mese, con lo stipendio dell'ultimo mese, non con quello che ha pagato durante tutta la vita, un piccolo contributo per un momento così drammatico può darlo. Io capisco che sono diritti quesiti e non si toccano, però è un momento di dare a ognuno quello che può, perché se ognuno dà quello che può, insieme forse ce la facciamo tutti insieme. È un momento drammatico dove anche i gesti hanno un senso. Probabilmente era un gesto, però il governo l'ha proposto e poi il Parlamento è sovrano. Gaetano, grazie, buon lavoro, ti lasciamo al tuo lavoro. Buon lavoro a voi, grazie del servizio, informazione che fate. Grazie a Mario Viola, il nostro direttore, che torna davanti al suo PC. E ho visto che scrive in maniera... Quante battute riesce a fare? No, non le ho contate mai. Prima o poi verremo a vederti scrivere, perché sembra... Ricordate Girinissimo? Ecco, possiamo contare le tastiere che rompo più che le battute che riesco a fare. Grazie al direttore di Blog Sicilia, andiamo da Antonella Inzabella e poi ci prepariamo per andare dai rappresentanti di lista. I nostri siciliani sono stati a Sanremo.
Ciao Massimo! Oggi te l'ho detto così cantando perché è esplosa la primavera. Io sono felice e sono contenta di raccontare anche questa settimana le tre canzoni più forti su Radio Fantastica. Comincio sempre da loro, ma non per una questione di... Sì, per una questione di... La questione è che loro sono fortissimi, sono siciliani. Ancora una volta, musica leggerissima, una delle canzoni più suonate questa settimana, direi su tutte le radio italiane, ma in particolar modo musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Fantastica. Eccomi qua, pronta a parlare della seconda canzone fra le più forti di questa settimana su Radio Fantastica. Ritorna il DJ tedesco, lui, Purple Disco Machine. C'è una nuova canzone fortissima e secondo me l'ascolteremo fino all'estate. Si intitola Fireworks. Una cosa è sicura, noi di Radio Fantastica amiamo tantissimo Dua Lipa, anche voi, lei è bellissima, ma non è solo bella, è proprio brava. We're Good, la sua nuova canzone, è una delle tre canzoni più forti di questa settimana su Radio Fantastica. Ciao Massimo, ciao amici di Casa Minutella, alla prossima! Antonella Isabella è on air tutti i giorni, la mattina con tutto a posto insieme a tutto il fantastico gruppo di Radio Fantastica. Allora, ho fatto il tifo per loro e veramente devo dire la verità, per onestà intellettuale, ho fatto il tifo per tutti i siciliani che erano presenti al Festival di Sanremo quest'anno, da loro, da Di Martino con la Pesce, Shorty, tanti orchestrali, direttori d'orchestra tutti rigorosamente made in Sicily, e sono molto contento di averceli oggi pomeriggio. Stiamo ripristinando il collegamento, ripeto, ho fatto il tifo per loro perché li ho conosciuti artisticamente tanti anni fa al Montevergine, dove passavo parte delle mie giornate, e sto parlando dei ragazzi della rappresentante di lista. Buon pomeriggio ragazzi! Ciao, buon pomeriggio. Pomeriggio! Grazie per aver accettato il mio invito da stare con me un po' in diretta. Avete un piacere. Allora, intanto complimenti ragazzi, performance a Sanremo bellissime, veramente complimenti, al netto del mio tifo per il fatto che uno di voi è siciliano, ma al netto di questo ha vinto la musica della rappresentante di lista. Ma sicuramente sì, poi ci siamo divertiti, è un'esperienza incredibile. Quello dell'Ariston è un palco come altri, anche se è chiaramente carico di tanta energia dovuta al fatto che è il festival della canzone italiana, e noi i palchi li conosciamo bene, quindi ci siamo divertiti. Sì, i palchi li avete conosciuti, avete fatto tantissima cavetta. Voglio farvi i complimenti e poi comincio a girarvi un po' di domande. Sapete perché? Perché voi due, che siete anche abbastanza giovani, siete andati sul palco dell'Ariston, che per quanto mi riguarda è uno dei palchi più importanti d'Italia, no? Per quanto ma è troppo pop e qui c'è chi ha la puzza sotto il naso e non saremo, io non vado. Però voi due rappresentate il fatto che la gavetta, il suonare porta prima o poi da qualche parte. Non che voi avevate bisogno di Sanremo, però purtroppo il tempo con tutti questi talent show ci hanno insegnato che forse bisognava passare per forza da lì. Invece no, e voi ne siete la risposta. Ma guarda, c'è da dire che effettivamente credere in un progetto, portarlo avanti con la propria identità, sono sicura che riesce a far passare dei contenuti importanti, e la musica in qualche modo e il messaggio che si porta dietro a un certo punto riescono a sfondare muri e ad arrivare. Sicuramente il palcoscenico di Sanremo ti aiuta ancora di più ad arrivare a persone che magari non sapevano della tua esistenza, però il fatto di essere arrivate lì è frutto sì di tanto lavoro, di un team di lavoro, di una squadra che comunque si prende anche delle verità e sceglie di andare avanti con un'identità senza eccessivi compromessi, ecco. Sì, posso chiedervi, quando avete presentato il brano per Sanremo, no? E con sì. Che stato d'animo l'avete presentato? Cioè della serie, piccio proviamo, a come ve ne si conta? Oppure l'avete presentato consapevoli che ce l'avreste potuta fare? Cioè una curiosità che mi è venuta quando vi ho visto sul palco dell'Ariston. Intanto la cosa più interessante è che Veronica ormai capisce che tu dici come bene si conta, quindi... Certo. ma allora in realtà no, eravamo molto... non dico sicuri di essere scelti da Amadeus e dalla direzione artistica, però avevamo chiaro il fatto che il
il pezzo fosse molto forte. Eravamo contenti della produzione, dei lavori di aggiustamento del testo, dell'armonia, quindi avevamo un pezzo di cui eravamo contenti. Sì, quando senti di avere tra le mani comunque qualcosa di importante, che funziona, lo percepisci. Io sono innamorato del tuo timbro vocale, sappilo, Cioè, tu hai un timbro vocale e quando canti sei irriconoscibilissimo in mezzo a milioni di cantanti. Non so se questa cosa te l'hanno mai detta, però per quanto mi riguarda è così. Bello, grazie. Io non me ne accorgo invece. Invece sì, devo dire che, confesso, non so quanto ve ne possa fregare, però aspettavo le vostre esibizioni a Sanremo, poi se crollavo pazienza, però... Per grazie di Dio uscivate sempre relativamente presto rispetto a quando finiva il festival. Ragazzi, parliamo di questo disco. Faccio vedere la copertina del vinile, che so che è andata a ruba. La copertina è veramente forte, molto bella. Eccola lì, LRDL, la rappresentante di lista. Quello è il centro del mondo per quanto mi riguarda. Raccontatemi questa copertina, ragazzi, che è bella rock and roll. Ma allora, è una copertina audace. Molto! Realizzata da una grande artista, anche lei palermitana, che è Manuela Di Pisa. È stato molto semplice. Abbiamo mandato a Manuela in preascolto, prima che uscisse, molto prima, e lei ci ha mandato una serie di riferimenti estetici, di immagini, e tra le varie immagini c'era appunto... questa rivisitazione dell'origine del mondo di Courbet, però in chiave, come la vedete, più pop, più psichedelica. Ci sembrava che rappresentasse appieno tutti i temi del disco, un po' la femminilità, il fatto che dentro ognuno di noi c'è un universo da scoprire. E poi ci piaceva il fatto che fosse così, appunto, rock and roll, audace. Esplosiva, sì, diciamo che è subito d'impatto, anche i colori riescono a catturare subito l'attenzione. È proprio forte, peraltro leggevo che il vinile è andato a ruba, Sì, infatti lo stiamo ristampando, anzi se c'è qualcuno che sta aspettando che torni online, insomma, però li stiamo stampando. Voi non lo so se lo sapevate, ma avete fatto la felicità di Sir Red Ronnie, che è uno che di vinile ne custodisce, perché ho raccontato a Red che il vostro disco è andato in ristampa e volevo collegarlo per farvi dare un saluto da colui che il vinile ne custodisce. Red, buon pomeriggio! Ciao, mamma mia, che copertina, è una di quelle copertine che entra nella storia dei vinili questa, indubbiamente. Red, è andato in ristampa il vinile, c'avevi ragione tu allora, che il vinile sarebbe tornato. Ma sai, nel 2011 quando io obbligai anche gli amici a fare vinili, da Necca, Enrico Ruggeri, che non ci credevano, Giovanotti rideva e poi alla fine ha fatto addirittura anche la musicassetta. Perché nel 2011, quando io ho iniziato Roxy Bar TV, ho iniziato a fare programmi sul web, mi sono reso conto che era ora di ridare dignità alla musica, ridare spessore. E allora vedi, poi questi qui ad esempio sono i Magenta 9 che hanno addirittura stampato una limited edition di pochissime copie, guarda, addirittura avevano soltanto un lato e quindi l'altro l'hanno fatto bianco. Cioè, mi è arrivato il vinile dall'Australia di Lecky Dooley. Cioè, i vinili sono qualcosa che rimarranno nella storia e sono molto contento che i rappresentanti di lista abbiano fatto un vinile, soprattutto quella copertina, perché quella copertina è chiaro che tu devi acchiappare l'attenzione, hai capito? Poi non importa se uno compra per la copertina, io l'avrei comprato per la copertina anche se non era dei rappresentanti di lista. Quindi, poi dopo, sì, ma io ho comprato parecchi dischi solo per la copertina, guarda, ne ho alcuni anche qui dietro. Guarda, questo qui l'ho preso per attento la copertina. Attento Red, non mi cadere in diretta. Lo faccio vedere, guarda. Questo qui l'ho preso solo per la copertina, poi ho scoperto che era fantastico proprio anche come musica, perché questo è un gesto storico di due atleti statunitensi che hanno vinto medaglia d'oro e medaglia di bronzo. Questo disco, fra l'altro, è poi fantastico dentro perché ci sono tutte canzoni rivoluzionarie. Quindi complimenti a questi due ragazzi che io onestamente non conoscevo, anche perché
loro non vanno in televisione, io non guardo la televisione, ma soprattutto tutto il mio tempo è dedicato ad ascoltare artisti emergenti che mi mandano brani sul mio canale Telegram, e quindi sì, io sono immerso in tutti questi artisti a cui do spazio in We Have a Dream. Però se un giorno loro vogliono collegarci con me, sono molto felice di cercare di capire chi sono i rappresentanti di lista che mi hanno colpito a Sanremo e mi hanno colpito anche per queste copertine. Che bello. Bene. Grazie. Bene. Sappiate che Red non è uno, cioè non è uno proprio generoso nel dare i complimenti, quindi se li ha dati è perché ci crede veramente. Di gusti facili. Senti, rappresentante di lista, vabbè, so che... Allora, oggi siete incappati nel programma più banale, condotto dal conduttore più banale che esista, però vi faccio una domanda che mi tocca farla, e cioè perché il rappresentante di lista, che credo sarà la milionesima volta che ve lo chiedono? Guarda, in realtà no, hai superato il milione, sei il primo che supera il milione, quindi è un milione e uno con la tua domanda. Quindi... Sono felice, grazie, grazie mille, grazie mille. Prima, poi te lo facciamo avere lì a casa Minutella. E no, in realtà la band si chiama La Rappresentante di Lista perché ci piaceva che avesse intanto una declinazione al femminile, perché sia io che Veronica da quando scriviamo al femminile, questo è un nostro pezzo. Che bello. E poi perché la rappresentante di lista, Veronica, è stata rappresentante di lista nel 2011. Esatto. Questa dicitura è andata dentro una canzone che è Veronica? La rappresentante di lista. Appunto, che fa? Quando posso... In Via degli Uomini mi sento sempre la protagonista, alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista. Quindi da lì non ce lo siamo più tolti di dosso questo nome. Genio assoluto, ragazzi. Senti, quanto siete cambiati dal Monte Vergini all'Ariston? Cos'è cambiato? Il Monte Vergini, lo ricordo per chi non lo sapesse, è un teatro importantissimo di Palermo, chiuso purtroppo. E io ero lì tra il pubblico ad ascoltarvi in quel contest, mi sono molto divertito. Com'è cambiato? Come siete cambiati? Cos'è cambiato nel vostro percorso? In realtà mi sembra sempre un percorso che va ad aggiungere persone, aggiungere contenuto, aggiungere strumenti all'interno dei dischi. Quindi in realtà è cambiato la mole di lavoro, ci sono molte più persone che adesso lavorano insieme a noi, da duo siamo diventati sei sul palcoscenico. Quando si può andare, quando si può stare sul palco, siamo sei adesso. Sì, esatto. La ricerca all'interno dei brani ha assunto connotati diversi e lasciamo sempre grandissimo spazio alla sperimentazione. Se prima, tra virgolette, in qualche modo ci accontentavamo di quello che avevamo tra le mani, di quello che ci passava, che intuivamo dalla musica. Sì. Ma poi in realtà è sempre complicato capire quanto si è cambiati, cioè quando ti guardi allo specchio, ma è un po' come quando tua nonna non ti vede da 2 anni e allora diciamo, diceva, ah, ma sei cambiato, però... Esatto. Tu se ti vedi sempre non lo noti, sì. Cioè, ci sentiamo sempre gli stessi di 10 anni fa. Prima di tornare a raccontare ancora il vostro disco, approfitto della presenza di Red, perché Red qualche giorno fa documentava sui suoi social il fatto che nei grandi centri commerciali puoi comprare generi di prima necessità e poi vedi i reparti dedicati alla musica chiusi, no ragazzi? Cioè puoi comprare tutto tranne il CD, come se aprendo il CD ti prendi il coronavirus o chissà che. Voi che pensate di questo? Posso chiedervelo? Ma c'è da dire che per esempio nella mia città, a Viareggio, non ci sono credo più negozi di dischi. Forse ne era rimasto uno, è chiuso anche quello. È un peccato perché erano luoghi un po' come le piccole librerie, a differenza poi delle grandi catene, no? Erano momenti in cui c'erano veramente anche persone o specializzate o talmente appassionate da rendere unico anche l'incontro, suggestionarsi, appassionarsi di un artista, conoscere profondamente anche i gusti di qualcun altro e abbandonarsi a quel gusto e stravolgere, no? Anche da qualcosa che non conoscevi prima. Ma infatti mi viene in mente
Terred poco fa diceva che lui ha scelto tanti dischi per la copertina, e anche a me è capitato. Ma mi è capitato anche di scegliere molti dischi perché me li consigliava diciamo appunto questo ragazzo che stava in questo piccolo negozio di dischi. Questa è una cosa che in qualche modo manca. La cultura non, purtroppo in questo momento sta subendo molti, è molto lasciata in fondo. Se non addirittura alle volte proprio schiacciata, cosa che dovrebbe essere, boh, non lo so, come l'istruzione, come la salute, come qualcosa che veramente sta alla base della società. Red, in Italia i libri, l'IVA è al 4%, la musica al 22%, in Francia c'è una legge che impone alle radio di passare in percentuale più musica francese rispetto a quella che arriva dalla loro nazione, e però in Italia, tu che dici? Allora dunque, io ho provato con tutti i politici e a tanti livelli di far fare una legge in Italia che sia semplicemente come quella francese, non c'è esatto. Da inventare chissà che cosa. Non ci sono riuscito. Credo che manchi, intanto la musica è importante, perché la musica è un tappeto di emozioni incredibile e ha dei messaggi. La musica è libera e quindi fa paura. Quindi tutto ciò che è musica e cultura è stato cancellato. Tu pensa che è aperto di tutto in Italia, tranne negozi di dischi. Cioè tu vai dentro alla Comet a Bologna, ci sono tutti gli elettrodomestici, puoi andare a vedere, televisori, toccare, eccetera, ma il reparto dischi è sigillato. Librerie, giustamente, supermercati, eccetera, non ci sono negozi di dischi. Sono aperte tutte le attività, però non sono aperti teatri, musei, tu pensa che assembramenti nei musei, musei e chiaramente concerti. Quindi c'è una intenzione nel penalizzare la musica. Io spero che adesso che Veronica, essendo rappresentante di lista, possa fare qualcosa almeno lei per questa legge. Guarda, ci proverò e ci sto provando con tutte le forze, proprio con grande energia, sì, perché non se ne può più. Per quanto mi piace ricordare che uno di voi due è siciliano, la Sicilia sta sfornando l'Etna in eruzione in questo momento, ma non solo di lapilli e ceneri, ma anche di arte, ragazzi, è un bel momento per la Sicilia. Bellissimo, sì, ci sono i nostri cugini, cuginetti con la pesce di Martino che stanno mamma mia. Quella canzone è un'ossessione, picciò, un'ossessione, ti entra in testa e non se ne va più, porca miseria. Sapete che io vi confesso, quando la becco alla radio o mi è capitato anche in TV, cambio subito perché poi me la porto dietro tutto il tempo, è un'ossessione. Pericolosa, sì, è contagiosa, assolutamente. Esatto. E comunque è vero, Palermo in questo momento è tutta la Sicilia sta bene, attenzione rispetto a questa terra martoriata. Mm. Sì, anche ha spostato il tro della cultura. Abbiamo qualche problema. Ragazzi, ogni tanto vi si ferma la connessione, quindi se mi ripeti il concetto di quello che mi stai dicendo, perché ce lo siamo persi. No, dicevo che sarebbe interessante fare, decentralizzare un po' quelli che sono i poli di attrazione per l'industria musicale, anche verso la Sicilia, proprio perché appunto innanzitutto è una terra dove si dà spazio alla ricerca, si dà spazio appunto a un ritmo diverso anche nel cercare di fare bella musica, produzioni, opere in generale, cosa che solitamente invece nella macchina dell'industria musicale spesso e volentieri si perde questa possibilità di errore, no? Questo sbaglio sano che serve poi a fare cose belle. E poi perché appunto ci sono dei luoghi meravigliosi dove si potrebbero fare concerti strepitosi, momenti di incontro molto, molto piacevoli e suggestivi. Red, cosa vuoi chiedere ai ragazzi? Ti va di fare una domanda? Ma dove eravate stati finora? Cioè, come mai balzate improvvisamente a Sanremo? Cioè, anche perché io, per quanto possa seguire la musica, avevo sentito parlare dei rappresentanti di lista, ma non ero
non avevo mai visto nulla, lo confesso, e quindi vabbè che io sono lontano dalla televisione italiana, non so se avete fatto qualcosa, perché no, loro no, per grazia di Dio no, parlavamo proprio di questo. Meno male. Meno male, ma intanto sono curioso di sapere dove siete adesso, perché vedo del verde dietro. Si sono frizzati, vediamo se li recuperiamo. Scusatemi, sì, esatto. Dove siete adesso che deve arredere? Perché vediamo delle piantagioni. In questa razza dell'hotel dove alloggiamo fino a poco fa, tra qualche ora. Ripetetemi dove siete, perché purtroppo vi siete bloccati. In quale città Milano, siete? Milano. Ah, Milano. Ah. Milano. Stasera torniamo a Palermo. Ah, vabbè, allora, viva. Vabbè. Io sono a Palermo, quindi non so se lo sapevate, che sono venuto dalla parte da Palermo. Sì, certo. E da dove venite fuori, ragazzi? Da quale pianeta arrivate? Morca arrivava da... cos'era? Non mi ricordo. Voi da dove arrivate? Ma allora, noi in realtà siamo sempre stati molto in quel cosiddetto filone indipendente, dove diciamo, l'unica grande direzione era quella di fare tantissimi concerti e vendere i dischi ai concerti. Non abbiamo fatto mai alcun talent, siamo sempre stati abbastanza lontani anche noi dalla televisione. In realtà siamo arrivati a Sanremo tra i big perché abbiamo costruito bene la nostra identità, il nostro percorso, il nostro progetto discografico insieme alla nostra etichetta Woodworm e a Dischi Numero Uno, che da quest'anno ha pubblicato per noi My Mamma. E insomma, non so come che non ci siamo incontrati. Red, correggimi, Dischi Numero Uno era la casa discografica di Battisti. Sì, era la casa discografica di Battisti e Mogol. E Mogol, entrambi. Esatto. Ad esempio anche Edoardo Bennato ha debuttato con la numero uno, quindi c'è, ed è stata ripresa adesso, è un bel marchio storico. Importante. Che dicevi? Veronica, che dicevi? Sì, sì, no, dicevo proprio questo, che è interessante. Interessante che sia stata ripresa un'etichetta che aveva, diciamo, come capisaldi il fatto di essere a favore della ricercatezza, la musica, diciamo, d'avanguardia, ecco. Esatto. Sì. C'era Ivan Graziani tra gli altri, diciamo, uno degli artisti che ci piaceva di più di quel. Posso chiedere se adesso avete voglia inevitabilmente di fare musica dal vivo? I Negramar hanno fatto il loro concerto live, Umberto Tozzi farà un concerto live, ma tutto online. Voi invece che farete, ragazzi? Allora, noi stiamo cercando di capire quest'estate come attrezzarci. Che ne sarà della musica dal vivo? Che ne sarà della musica dal vivo, ma come attrezzarci per suonare di fronte a delle persone. Esatto. Cercando di capire quali saranno gli spazi da poter allestire in un certo modo. Ovviamente ci saranno delle grandissime restrizioni, non avremo anche la possibilità di fare i concerti. C'è il telefono. Vai, concerti. I concerti per come ce li ricordiamo, però sicuramente bisogna iniziare a ingranare, a scardinare un po' questo momento che se no ci blocca proprio, ci fissa a terra e non ci fa più muovere. Diciamo che la musica in streaming non è una cosa che amiamo. Ecco, e allora siamo in quattro in questa diretta a pensare allo stesso modo, vedo Red annuire. Senti ragazzi, volevo rivedere la copertina del disco, perché ho fatto un pensiero, a me piace da morire, Emanuele, hai fatto un pensiero su questa copertina? Sì, il mio primo pensiero è stato questo, ma ve lo posso dire, è molto banale. Sì. Io pensavo tra me e me, se io fossi stato un artista della rappresentante di lista e avessi portato questo disco a mia madre mi avrebbe detto, ma figlio mio, ma com'è, è troppo... Cioè, mi avrebbe, no, mia madre, 80 e rotti anni, quindi insomma, ecco, mi avrebbe criticato forse per l'essere stato troppo audace. Chiedo a voi invece che reazione hanno avuto i vostri amici, i vostri parenti, quando avete fatto vedere questa copertina, che come dicevamo è forte.
Ma cioè, tutti più o meno avevano visto qualcosa del genere, diciamo, quindi nessuno si è chiesto cosa fosse. Sì, nessuno mi è sembrato sia rimasto particolarmente scandalizzato, anzi, cioè, è stato anche A volte è divertente. stato un momento di diciamo, c'è stato anche ilare come Sì. qualche reazione di risata, insomma, però secondo me il primo impatto è molto poetico. Sono Sì, d'accordo. poi Poi c'è il chi fatto dice che sia che... una citazione comunque in qualche modo la legittima, Sì. mi viene da dire, per alcuni ovviamente. Poi, non so, mi piace anche il fatto che l'organo sessuale femminile viene anche chiamato da alcuni la natura, no? Per Sì. pudicizia si dice a natura. La natura. Mi piace che siccome anche di questo disco si parla anche di natura, si parla anche in qualche modo di questa terra qui in cui abito. Io più la guardo, più la metti in onda, più sono convinto che era la copertina giusta, guarda. Sono d'accordo. Eccola qua, Emanuele ha accolto il tuo invito. E prima di lasciarvi a una domanda di Red, io mi sono in qualche maniera chiesto cosa può, co ecco, un disco cosa può fare secondo voi? Perché Red diceva la musica la stanno bloccando, la musica ha anche cambiato alcune volte il corso della storia. Secondo voi un disco della rappresentante di lista a cosa può servire? Ad aprire la testa, a ricercare un pensiero? A cosa può servire secondo voi? Voi l'avete fatto, quindi voi lo sapete. Allora, sembrerà stupido e spero non eccessivamente presuntuoso, ma credo che un disco ti possa cambiare la vita, ti possa sconvolgere il corpo e ti possa liberare l'anima. E in qualche modo, se questo riesci a farlo a singoli individui, messi insieme sono una comunità, sono il mondo, quindi si può anche cambiare il mondo con i dischi, con la musica. Piace questa facilità, ma io ci credo anche. La cosa interessante della musica, ma come di tutta l'arte, è che sviluppa un immaginario e quindi in qualche modo suggerisce. Suggerisce? Ti ascoltiamo, No, vai. no, abbiamo perso, scusami, No, sì, problema tecnico. vai. Diciamo, suggerisce un modo di affrontare le proprie paure, un modo di essere anche. Ogni volta che leggiamo una poesia, che ascoltiamo una canzone, riceviamo in qualche modo in dono un vocabolario anche per Sì. affrontare le nostre giornate, per affrontare la nostra vita. Possiamo fare veramente tantissimo. Red, sono forti i rappresentanti di lista, eh? Sono fortissimi. Sono molto, molto curioso di conoscerli. Fra l'altro, io ho un programma che si chiama We Have a Dream, abbiamo un sogno. Credo che loro un sogno l'abbiano coronato, perché andare a Sanremo è anche se sei indie, anche se sei alternativo, è il sogno di tutti, perché è il palco per eccellenza. Poi hanno vissuto un anno storico che rimarrà per sempre nella storia di Sanremo. Qual è il prossimo sogno? Il prossimo sogno che abbiamo, a parte quello di cambiare il mondo, Grande, Lascia no, il perdere prossimo Veronica, lascia stare, lascio perdere, lascia stare. perché guarda. Ci ha già provato la mia generazione e ha fallito. Bisogna cambiare se stessi, abbiamo capito questo. Tutti quelli che volevano cambiare il mondo sono diventati dirigenti e hanno distrutto il mondo, quindi gli hanno buttato la plastica per gli interessi, quindi lascia stare. Vediamo, dai, noi non ci scoraggiamo, quindi, però forse un sogno più semplice potrebbe essere una collaborazione con qualche artista che stimiamo particolarmente. Ah, che bello, per Per esempio. esempio, non so, penso a David Byrne, dei Talking Ah, Heads. mamma mia, ragazzi. Vabbè, un Che sogno, bello. hai detto un È sogno. un sogno, giusto. Giusto, giusto, giusto. C'ha ragione, è No, un sogno, Red. che fra un progetto l'altro. da realizzare sarebbe stato più. Che fra l'altro David Byrne è anche un artista visivo, fa delle opere luminose, fa delle opere di se stesso illuminato, retroilluminato, dove brucia, quindi non è soltanto il leader del Talking Heads, ma ha scritto un libro che addirittura mi viene citato, io non l'ho ancora letto, che spiega le regole della musica,
come funziona la musica. La musica, è bellissimo. Caterina Caselli mi ha detto: devi leggerlo perché è impazzita, cioè me lo stanno citando, è un po' la Bibbia di chi fa musica, quindi è un grande. Caterina Caselli, non ci siamo stati, ma non ci ha creduto in noi, sai, Red. allora dipende dal momento, ti spiego perché. Non è che non ha creduto in voi. Allora, Caterina Caselli, dipende dal momento. Se siccome lei si dedica a un artista e gli dedica spazio e tempo, c'è il momento giusto in cui magari ha uno spazio libero e si può concentrare su quello, hai capito? Infatti io, conoscendola, prima di fargli una proposta, aspetto, sento qual è il momento prima giusto. Prima guardi la sua agenda. Giusto! No, non l'agenda, guardo le grande. Uscite, guardo, hai capito? Quindi, io immagino Red che guarda, allora no, oggi no, domani ma lei vi ha fatto esibire in acustico da lei? Certo. Ok, allora facciamo una cosa, quando si riuscirà, venite a esibirvi in acustico qui, io la chiamo, poi dico guarda chi hai scartato. E così ci prendiamo questa soddisfazione. Va bene. Ragazzi, prima di lasciarvi, si dice ne mangiamo questa bella fettigaine. Non so cosa voglia dire, però. Però non ha bisogno di traduzioni, Red. Peraltro, sai cosa? Gliel'hai detta uno che è vegano e quindi praticamente. No, ma noi pure siamo vegetariani, quindi a me perfetto. Dice, Ragazzi, mangiamo una. Sì. Quelle... Idolo. Io te l'ho detto, allora sono te l'ho detto, Red, che sono forti. No, sai perché Veronica, ed io, per un motivo molto semplice, perché molti parlano di salvare la terra, voi avete appena finito di dire che anche il vostro disco è dedicato alla madre terra, eccetera, no? E poi mangiano carne, senza sapere che se uno è vegetariano salva la terra, perché dove mangia un carnivoro mangerebbero 10 vegetariani. Quindi oltre alla sofferenza degli animali e tutto il resto. Quindi è importante che voi applichiate ciò che cantate, mi piace. Rivediamo la copertina del disco, rivediamola, così lascio liberi i ragazzi che hanno altri impegni. LRDL. No, abbiamo l'aereo più che altro. Esatto, perché dovete tornare a casa, e quindi casa, dolce casa. Ecco qua, la rappresentante di Lista, questo è il nuovo disco in vinile a Dataruba, lo stiamo ristampando, lo diciamo, l'hanno già detto i ragazzi. Fra l'altro, il nome, concedetemi questa digressione, è scritto su una cosa che non esiste più. Quella roba lì che c'è, non c'è più adesso. Vabbè, allora ti prego, siamo in fascia protetta, non mi metti in difficoltà. Allora, Veronica, ragazzi, grazie. Cito sempre, perché uno lo sappiamo, avete tanta Sicilia dentro di voi. Pino Caruso, che io ho frequentato e ho amato follemente, diceva sempre: in Sicilia c'è tutto, è il resto che manca. Che manca secondo voi? E ci salutiamo. Mancano un po' di riflettori, un po' di sostegni in più. E un po' di cura, un po' di cura verso la nostra terra magnifica. Sì. Ragazzi, vi aspetto in Sicilia per vedere il vostro live, sarò in prima fila e spero abbiate il merchandising, perché se stampate la t-shirt con quella copertina io me la compro. Va bene. Grazie, Dio vi benedica. Ciao ragazzi. Ad entrambi, grazie mille. Ciao rappresentante di Lista, grazie mille. Ciao. Red, rimani ancora qualche secondo, perché devo dirti una cosa. Lo dico pubblicamente oggi in diretta, e siamo in contemporanea diretta. blogsicilia.it, canale YouTube, Facebook, Video Regione canale 16, stasera in differita alla radio. Se avete voglia di fare sentire la vostra musica, è vero che io sono amico di Red Ronnie, ma io non ho corsie preferenziali, perché la gente mi scrive e mi chiama e mi dice: senti, siccome sei amico di Red, non è che per favore puoi mettere la freccia e gli fai sentire questo disco? La risposta è no. La risposta qual è, Red? Che vi scaricate, se non ce l'avete, l'applicazione Telegram, che fra l'altro è meglio di WhatsApp. E poi c'è un canale, Sir Red Ronnie, dove ho creato una rivista,
cioè, sì, che non è una rivista, in realtà è un post, sì, sono già al numero 4, che si chiama Ascoltami, e lì potete mettere i vostri video, eccetera, e tutti i martedì sera il mio, sì, We Have a Dream è dedicato proprio, è solo in esclusiva, tutti i martedì sera faccio ascoltare, faccio vedere i video e faccio le interviste di gruppi che si sono iscritti lì su Serre Droni. Fra l'altro una marea di siciliani, gli ultimi sono stati Triad, tre siciliani che sono a Bristol, sono pieno di siciliani, sono, ci sono tantissimi artisti siciliani. Anche lunedì scorso avevo, da grazie di Michele, si chiamava Chiara Minaldi. Il cespuglietto, tutto, e, no? Quindi... certo. Allora... e poi ho lui che mi dice: chiedigli di questo. Avevo Dario, avevo Shorty, chiedigli di questo, Davide Shorty, chiedigli del papà, perché lui mi manda i messaggi. Io sento suonare in diretta, hai capito? Quindi adesso lo farò anche con te quando sei in diretta. Chiedigli di questo, e io rispondo. Io rispondo. Allora, l'appuntamento con Sir Radroni, seguite Radroni, sì, su invece, Telegram. Invece, qua. No, volevo chiederti una cosa. Vai. Quando è che fai quel bellissimo programma di cucina che dovresti condurre? Aspetto che mi diano le date, registreremo tre puntate e poi racconteremo. Bene. Tutto. Hai spoilerato, ma ancora non potevamo spoilerare. Appuntamento il lunedì sera con il Barone Rosso Solo Flight, perché vola solo lui, visto che è in zona rossa. Tu sei in zona rossa, no? Ma che vadano a Ah! Ci sono già andati. Va bene, sei in zona rossa. No. Non ci sono andati, ci andranno, spero. Io mi allego al tuo andate. Esatto. Barone, lunedì sera dalle 21 sulla tua pagina Facebook, e poi il martedì sera We Have a Dream, e il sabato e il sera sabato Let's Spend Saturday Night together il sabato notte. Quindi... grazie. Ciao bambini, ciao Massimo. Ciao Barone, ciao, Dio ti benedica, un bacio grande. Allora, grazie, abbiamo portato a casa anche questa diretta. Noi ci rivediamo martedì prossimo, come sempre alle 14.45. Condividete a più non posso. Grazie Emanuele Cammarata, grazie al nostro editore Biagio Semilia, a tutta la redazione, a Daniela Pusceddo, a Walter Giannò, grazie ai ragazzi in quel di Modica, grazie amici di Radio Fantastica. Dio vi benedica, ci vediamo martedì. Ciao.